lo ringraziamo perché lui non è di qua vicino, ora ci dice di dove, quindi ci fa un supporto a distanza anche se già abbiamo avuto la condivisione. Sì, grazie. Io vengo da Santa Guida Belice, provincia di Agrigento, e questa esperienza, questa di Marco, per me è un valore grandissimo anche di laboratorio politico, da cui io attingo moltissima, diciamo, linfa anche per quello che sta avvenendo, perché guardate che è una battaglia, diciamo, che comune, assolutamente comune. Niente, sentivo dire questo, che bisogna, questa è la strada giusta, l'orizzonte è questo, perché condivido perfettamente quello che è stato detto prima circa il fatto che bisogna ripartire dai cittadini. Non è per niente facile, questo è scontato, però bisogna proprio zappare la terra ripartendo dalle basi. Io condivido perfettamente quello che è stato detto dalla signora che non conosco il nome, mi riconosco proprio in chiesa, esattamente quello proprio esprime quello che è anche l'esperienza che stiamo tentando con una certa difficoltà di portare avanti anche a Santa Margherita, e ci sono delle generative anche in altri paesi. Ci sono moltissime cose che si possono fare, ambiti inesplorati, che dipendono soltanto dalla capacità autonoma di organizzazione della comunità civile, e che si crea lo sovramento spesso soltanto durante le campagne elettorali, e poi di fatto fatalmente tutto un pochettino si riduce e si ritorna al proprio privato. Esattamente questo si deve evitare, cioè questo è esattamente quello che avviene anche a Santa Maria altrove. Bisogna avere la costanza e bisogna sorreggersi a vicenda, perché guardate che le battaglie che si fanno, perché io ho tantissime idee, diciamo, di come anche nello specifico, i dettagli, insomma, gli spunti che sono stati, la creatività, l'intelligenza che c'è dietro, l'amore che c'è dietro. Questa è una cosa spunti per me più importantissima, che io porto e poi contestualizzo via Santa Margherita, per dire. Quindi l'esigenza di collegarsi. Teniamo presente che c'è un grossissimo ritardo da colmare. E che la cosa importante è che la politica è relazionalità, quindi dalla qualità dei rapporti interpersonali che noi siamo in grado di instaurare a tutti i livelli dipende la qualità della nostra convivenza civile. Questa è la chiave un po', secondo me, di tutto, perché non voglio togliere spazio, ma proprio sono, diciamo, in ascolto, e per quello che posso sostengo in pieno, insomma, questa esperienza. Mi ha detto che la presentiamo perché lei è, diciamo, una delle responsabili della scuola che c'è, il Gino Giordano di formazione sociopolitica per i giovani a Palermo. Qui abbiamo qualcuno dei giovani pure, diciamo, c'è Alessandro, c'è Antonella Celestino, Giacomo, sono tanti di questi della scuola. Un attimo, lei stessa mi spiegherà qualcosa. Sì, allora, salve a tutti, sono proprio contenta di essere qui e anche di avere preso la parola per porgere il saluto e anche per esprimere tutto il sostegno che vorremmo dare appunto a questa bellissima iniziativa. Ecco, per quanto riguarda la scuola di partecipazione, è una scuola che è nata qualche anno fa a Palermo, e proprio come si diceva prima, si parlava di cittadinanza attiva e giovani. Mi sembra che questa scuola vada proprio in questa direzione, perché è una scuola che vuole coinvolgere in modo particolare una certa fascia di età, e soprattutto i giovani, perché noi sono magari dei luoghi comuni, delle ovvietà che sto dicendo, però i cittadini del domani, ma anche del presente, ecco, che possono cambiare il mondo, la società, il paese, la città, eccetera, sono soprattutto i giovani. Allora noi abbiamo pensato da un po' di anni, appunto, da qualche anno, di attivare questa scuola e di formare i giovani, perché sentiamo che poco fa si parlava di emergenza, ecco, a parte le tante emergenze che ci sono, c'è anche quella educativa, quella formativa, soprattutto su questo particolare aspetto della vita. Quindi far sentire ai giovani che l'essere cittadini non è un optional, non è un, come dire, qualcosa che la mattina uno si alza e dice vabbè, oggi faccio il cittadino, domani no, no, è qualcosa che tutti quanti noi siamo chiamati, se vogliamo usare questa metafora, è un vestito che dobbiamo indossare sempre, non è nemmeno un vestito, fa parte proprio del nostro essere.
Ecco, l'altra cosa che vi posso aggiungere è che è un'esperienza molto bella, perché attualmente abbiamo ragazzi che frequentano, che sono anche di varie età, di diverse età, quindi abbiamo i ragazzi che sono magari liceali e qualcuno anche del liceo Basile, alcuni ragazzi qua di Belmonte so che frequentano questo liceo, oppure sono anche universitari, o addirittura c'è qualcuno anche che lavora, quindi c'è una certa varietà. Anche differenti fra di loro per idee, per impostazione, per formazione, però noi sentiamo che questo non può essere un ostacolo, la diversità non può mai essere un ostacolo, ma anzi una ricchezza, perché noi vogliamo giocarci tutto su una parola molto molto importante, molto utilizzata e abusata, che è il dialogo, ma il dialogo deve partire dall'ascolto, dalla capacità di ascoltarsi. Poi un'ultima cosa, noi poco fa si è citata, Pino mi pare che citava, la categoria della fraternità universale. Ecco, noi vogliamo formare questi ragazzi proprio a questa categoria della fraternità e scoprire che non è solo una categoria politica, la libertà, l'uguaglianza, ma anche la fraternità. E forse noi vorremmo dare, questo è il nostro particolare contributo, dare questa iniezione alla politica che è proprio della fraternità. Grazie.